Parte una proficua collaborazione tra il comparto della sanità e quello del volontariato, con notevoli vantaggi reciproci e soprattutto per i donatori e i pazienti. Si è svolto nelle scorse ore infatti un incontro storico e proficuo nella sede dell'Avis di Foggia, tra i vertici del Policlinico riuniti e quelli regionali, provinciali e comunali dell'Associazione di Donatori di Sangue, per discutere per la prima volta in maniera sinergica del futuro delle donazioni. Quindi noi vogliamo fare una strategia che possa, sì, nel breve portare ad un aumento delle donazioni, ma soprattutto riprendere a fidelizzare soprattutto i giovani e quindi a ritornare ad una importante cultura della donazione che ovviamente consentirà in futuro anche di svolgere al meglio la nostra attività sanitaria, ma soprattutto portare a compimento i percorsi di programmazione che abbiamo avviato, mi riferisco in particolar modo alla cardiochirurgia. Abbiamo chiesto alla dirigenza di creare un'app per prenotare la donazione, per velocizzare l'iter donazionale, l'autoemoteca, perché l'ospedale, il Policlinico ancora non è dotato di autoemoteca, e le aperture pomeridiane e dei festivi del centro trasfusionale, che sono le richieste che i donatori ci danno più spesso. E noi ci auspichiamo che questa collaborazione continua e prosegue nel tempo con regolari incontri, in modo da poter massimizzare quelli che sono gli sforzi a livello della provincia e quindi in questo caso di Foggia città, per il bene dei nostri cittadini e dei nostri pazienti.